Benvenuti e bentrovati alle Regole di Tozzi, Geo Paleo Diet Show. Ricordiamo chi è Claudio Tozzi. Claudio Tozzi è l'autore del bestseller più venduto in Italia sul fitness, è il pioniere della Paleo Diet in Italia, il maggiore esperto sulla preparazione della forza, collaboratore sul sito www.giallucadimarzio.com, Sky Sport e Radio Radio. Ben trovato, Claudio. Ciao, Alessandra. Salve a tutti. Oggi parliamo della Paleo Warrior Diet. Sì. Che cos'è? Allora, ehm, forse è abbastanza sorprendente sapere che la Paleo Warrior Diet è l'unica vera Paleo. Ecco, eh, ogni volta scopriamo <ride> delle cose nuove. Sì, 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 perché... Allora, come nasce? Innanzitutto che cos'è? La, la, la Palo Warrior sarebbe di mangiare abbastanza poco durante il giorno e mangiare praticamente un super pasto serale. No? Come nasce questa cosa? Beh, semplice. Ehm, siamo all'inizio degli anni 2000, credo 2002, e un certo Ori Megger, un uh, nutrizionista, un, diciamo, un... un, un un esperto di fitness e nutrizione di origine israeliana, pubblica un libro che si chiama The Warrior Diet. E teorizza, teorizza che appunto bisogna mangiare poco durante il giorno e fare un superpasso serale. Ti confesso, Alessandra, che quando eh, vesti il libro e eh, scoprì questa teoria, io non ero d'accordo, cioè non, non la presi bene. Ero devastato dalla teoria tuttora imperante che il corpo deve essere nutrito ogni due ore, gli aminoacidi se no non li assorbe, la sintesi proteica va attivata mangiando 5-6 piccoli pasti al giorno e quindi ero imbevuto di questa mentalità, quindi non, non, non fu entusiasta dell'idea. Tanti anni dopo, o diversi anni dopo, eh, stavo studiando i miei dei libri di antropologia, visto che mi occupo di questo alla fine, e scopro che a livello statistico il 95% delle eh, attuali civiltà di eh, cacciatori e raccoglitori, cioè delle civiltà in tutto il mondo che ancora vivono come 12.000 anni fa nel Paleolitico, il 95%, cioè quasi tutte, mangia solo la sera e quindi l'idea di eh, Offenmeyer in realtà era giusta. Quindi il motto colazione da re, pranzo da principe e cena da povero non c'è più. Alessandra, quante volte l'abbiamo ripetuto nelle regole di Tozzi? Esattamente... Voi il fate contrario. il contrario, <ride> cioè dovete fare sempre il contrario delle regolette da semi dementi che vi dicono a livello eh, nutrizionale. Questa cosa della, della cena... Eh, della colazione da re, il pranzo da principe e la cena da povero è esattamente da rovesciare perché il corpo umano si è evoluto per milioni di anni facendo esattamente il contrario saltando la colazione facendo al massimo un leggero pranzo e mangiando tanto la sera ecco su cui si basa l'idea della, della warrior diet e la differenza con la paleo tradizionale è soltanto questa di posticipare il pasto? Guarda, chiariamo, chiariamo, allora, quello che ha detto ehm, Hofmeger è, ehm, è giusto, però lui non parla di paleo. Ah. Lui dà anche i cibi che non sono paleo. So, io l'ho trasformata in punto paleo Borror diet, perché se lui mi parla di paleolitico, mi parla di eh, diciamo eh, idea ancestrale, non ho capito perché poi potevi mettere cereali, legumi, latticini. Perché non c'erano, certo. però anche qui credo che sia una cosa un po' americana. Di mettere cibi normali in modo da coinvolgere più persone. Questo succede un po' anche adesso. Succede, eh? anche, succede, succede anche nelle diete evolutive, non parliamo, parliamo ne, non indaghiamo troppo. Non indaghiamo no. Troppo. Sei cattiva, l'hai detto tu, però No, a me, è nata spontanea questa sì, affermazione. Sì. E, I vantaggi rispetto a una paleo diet normale, la paleo warrior, quali? Sono i vantaggi dei nostri. Alessandra, alimentazione. il concetto è questo: fino adesso, in questo ciclo di trasmissioni, e anche in quello futuro, noi basiamo sul fatto che la nostra, il nostro genoma, il nostro DNA, i nostri geni, ci sono configurati in milioni di anni. Okay? Se in milioni di anni noi abbiamo mangiato poco durante il giorno e tantissimo la sera, è evidente, non è un'idea. Non, qui non c'è nessuna opinione, è evidente che il nostro corpo ha un ciclo metabolico legato al fatto di mangiare soprattutto la sera e poco durante il giorno. Quindi vuol dire per esempio creare un semi-digiuno uh, diurno in cui aumenta l'adrenalina, aumenta per esempio l'ormone della crescita, aumenta quindi l'attività celebrare la concentrazione, non c'è più la sonnolenza post pranzo, eh, non ti devi fermare per mangiare, quindi l'attività lavorativa diventa più efficiente, una serie di vantaggi straordinari. La domanda ti fa, che ti faccio sorge per quanto mi riguarda spontanea. Sì. Nel paleolitico comunque si rientrava al tramonto, Appunto. quindi parliamo delle... Sei, sei e mezza, sette ma infatti nella, nella Warrior Diet si parla di mangiare dopo il tramonto, guarda caso, quindi ti confermo. Ok cioè. per un individuo che naturalmente non è più in quelle condizioni del paleolitico, quindi magari finisce di lavorare alle otto e mezza, nove, impegni, figli e quant'altro. Si può comunque attuare? No, si deve attuare. Okay, sì. quindi... Vabbè, quello che puoi fare, basta che sia nella, nella parte finale della giornata. E dopo quanto si deve andare a dormire? Allora, anche qui è una delle diciamo, critiche che sono state fatte a questa alimentazione: dice, ma io mangio una super cena e poi magari non riesco a dormire perché la digestione è, è diciamo, difficoltosa. Non è vero. Assolutamente non è vero. Il corpo è fatto per mangiare una supercena, quindi non è vera questa cosa qua. Seconda cosa, mangiare in quel modo attiva il parasimpatico e quindi anche il senso di rilassamento del nostro organismo. E quindi favorisce il sonno mangiare tanto, non, non distrugge, a meno che mangi qualcosa di fortemente pesante, ma fortemente pesante ovviamente non è paleo. Semplice. Quindi comunque una Warrior sempre stile paleo esatto. non, con, non dà problemi di quanto tempo. No, assolutamente no. Guarda, io ti dico questo: eh, c'è un eh, grandissimo atleta eh, romagnolo che eh, si fa chiamare Moses Malone su Facebook. Eh, Moses Malone era un grandissimo eh, cestista americano perché lui è molto alto. Più, credo 1,95 che lui fa la Warrior Diet da 10 anni. Ti premetto che pesa sui 95-100 kg, ha dominato di fuori, fisico, atletico, è un operaio quindi lavora anche pesantemente e fa i turni e lui mangia solo la sera da 10 anni. Ha migliorato, ha detto lui soffriva di ansia, di attacchi di panico, di problematiche varie. Sono completamente scomparse. Facendo il contrario di quello che dice la solita trita ritrita nutrizione ufficiale, mangiando solo la sera. Quindi invece di cena da povero, una grandissima cena, unico pasto. Sì, tra l'altro, sempre abbiamo dedicato un'intera trasmissione sul fatto che la colazione non è il peggior pasto della giornata. Esatto. Ma se noi vediamo il fatto della colazione alla luce della Pale Warrior Diet. E, è chiaro che se tu fai un super pasto la mattina non ti viene più lo stimolo di fare la colazione perché la colazione a volte viene lo stimolo perché hai mangiato Mangi poco, poco. Cena. Certo. e quindi la, ovviamente la mattina ti svegli con fame se invece fai una pola warrior quindi fai una super cena che poi vedremo adesso un esempio è chiaro che la ma facciamo un passo indietro Alessandra facciamo finta che noi siamo al solito matrimonio battesimo, cena speciale con degli amici e coi parenti no? E ti abbuffi, <ride> ok? Lasciate perdere pari o non paleo. Al matrimonio la paleo lì viene dimenticata. Che a volte si finisce alle 10, alle 11, a mezzogiorno. Si, si vede anche nei film di Che Cozzalone che viene presa in giro questa cosa. Tu la mattina come mangi? La mattina c'era la nasa, eh? certo. Stessa cosa succederà con la palovia. Ti interrompo, ci vediamo tra pochi istanti. Grazie. Geo Paleo Store, il primo negozio in Italia sulla dieta paleolitica, dove non c'è alcun bisogno di contare le calorie. Nel nostro paleonegozio potrai trovare più di 300 prodotti senza glutine, cereali, lattosi o legumi. Ben trovati. Claudio, eh, non è difficile stare a digiuno tutto il giorno no. con la Warrior? Innanzitutto vorrei chiarire, non è digiuno, no, è un semi digiuno, infatti questa è una cosa che viene sempre un po' fraintesa nella, nella Power Warrior. E, anzi, facciamo così, facciamo un esempio. Sì. Facciamo un esempio della, di, uno, di un giorno tipo della valovorio. Allora, durante il giorno, quindi prima del tramonto, diciamo, un frutto che potete scegliere fra pere, papaya, mango, ananas, pompelmo, arancia, kiwi, eh, assieme a verdura cruda senza limiti, oppure dei frullati di frutta e verdura misti. Mm? Poi, sempre durante il giorno, a scelta. Piccole quantità di proteine magre, non più di 170 grammi. Vorrei chiarire, non 170 grammi di proteine. Cioè qualcosa che sia pollo, pesce, che pesi al massimo 170 grammi, intendo. Eh? Quindi non, da, scusami, non la... la non ne eh, so, non che per un etto 20 esatto, grammi, non parlo proprio 170 grammi di pollo. Pesi il pollo e esatto, devi fare 170 esempio, eh? grammi, ok. Che può essere appunto uova, petto di pollo, tacchino, pesce e crostacei. Questo anche manzo, eh? Anche manzo. In alternativa a questo, un po' di mandorle, una manciata di mandorle. Ovviamente, durante il giorno, bere tanta acqua alcalina. Ok? Quindi si mangia. E vorrei chiarire: quando tu hai fatto un super pasto serale, in realtà sei abbastanza sazio. E la, siccome durante il giorno stai insieme di digiuno, la tua efficienza fisica sarà molta e quindi la fame non sarà tanta. Okay? Seconda fase, cena, la, la cena la famosa cena. Dovete iniziare con le verdure a foglia larga, come per esempio lattuga romana, lattuga a foglie rosse, rugola, prezzemolo, indivia. Ok? Poi dovete passare le proteine, quindi c'è proprio una sequenza da fare: eh? come petto di pollo, petto di tacchino, pesce, crostacei, scaloppine di vitello clombatina, filetto e uova, poi verdure cotte, mm? broccoli, cavolfiore, zucchine, carote, zucche, zucchine, cetrioli, funghi, funghi scusate, melanzane, barbabiedola, ravizzolo, cavolo riccio e infine i grassi, olio d'oliva, mandorle, avocado, burro, ghi, eh, se possibile da mucche grass fed e terminate eventualmente con i carboidrati che possono essere eh, frutta, eventualmente poi dipende da persona a persona, riso e patate americane, ok? E mettete più sapori, colori, aromi, più possibile nel piatto, avere quindi una anche una varietà negli occhi di quello che mangiate e smettete di consumare il super la super cena serale, quando avete più sete che fame. Ovviamente non si possono mangiare né zuccheri raffinati, né dolci e altro. Questo è un esempio di paleo warrior. Per arrivare e sostituire il riso, che comunque non è un, ali è un alimento borderline, infatti l'ho detto, eh? l'ho detto, cioè... si possono utilizzare le castagne. Le castagne, sì, castagne vanno bene, patate americane, frutta. Il riso io tenderei a non utilizzarlo, tranne per rari casi, in cui ci sono dei soggetti che tendono molto a dimagrire con la paleo diet. Specialmente per esempio che non hanno di immuni perché, come questo, questo signore che tu hai nominato, Moses, e fa sì. un, un, uno sport, credo Ma che lui faccia... Ma si fa 800 ehm, un chilo di canna a sera, ok. 800, et, 800 grammi. grammi un chilo a sera. sì. Quindi sicuramente è un pasto decisamente fatti la fisica alta e più fa la Ok. Quindi è indicata questa alimentazione per chi fa sport? Calcola, calcola una cosa: che ogni volta che parlo di warrior, warrior Diet nel tempo, negli anni, la prima cosa è che ti dicono ah, ma uno che lavora in fabbrica, uno che la fa un lavoro duro, come, come fa a durare la, durante la giornata senza mangiare? Eh, ma hai mangiato la sera prima, eh? cioè non è che tu devi andare avanti con le fette biscottate o la marmellata. E, vi, e, e ripeto la persona di cui abbiamo fatto esempio eh, prima, cioè Moses Malone, questo, questo, questo ragazzo ormai di 45 anni. Lui fa l'operaio e, e sta benissimo. Cioè lui ha cambiato la vita da quando fa la, la Warrior. Durante, quindi, non hai più sonnolenza, non hai più cambi d'umore, è proprio un altro mondo. Ehm, anche qui, la solita, la solita domanda: la Warrior diet. È la paleo warrior diet, è un'alimentazione che uno può fare a lungo, cioè può scegliere come giustamente questa persona sono dieci anni, però dieci sai, anni. Eh, le persone mh, prevedono e hanno questa ideologia della dieta come un periodo limitato. Cioè, una dieta va da X tempo a un altro periodo. Quindi sfatiamo anche questa cosa. Se uno si trova bene con l'alimentazione, che può essere la semplice paleo diet, oppure la warrior o la metabolica che abbiamo parlato nelle puntate precedenti, si può sposare questa alimentazione a vita? La paleo, Warrior Diet è la dieta più antica di tutti i tempi. O quindi un'alimentazione. Che <ride> durata 2,4 milioni di anni. Cioè, non solo mangiamo soltanto frutta, verdura, carne e pesce e frutta secca Alessandra, ma la mangiamo soprattutto la sera. Quindi la, la Palo Warrior Diet non è una dieta, è semplicemente l'alimentazione più vicina al nostro DNA di tutti i tempi. Non esiste cosa più vicina a quello che abbiamo sempre mangiato rispetto alla Palo Warrior Diet. Sì, anche perché insomma i, ra i cacciatori i raccoglitori che ancora ci sono no? nel mondo... Ripeto, il 95% mangiano solo, mangiano solo la solo sera. Mangiano la sera. Il restante 5% fa anche un pranzo. Nessuno fa colazione. Cioè la colazione non esiste al mondo. Io vorrei chiarire, la nutrizione ufficiale, quella che ogni giorno viene pubblicata sul colere la sera... Sul Messaggero, su, sul Tg5, sulla RAI, su questi grandi organi di stampa che ci fanno una testa così, se salti la colazione sei un deficiente, se salti la colazione diventerai obeso, se salti la colazione ti verrà il diabete e tutte, i, tutte le persone delle, che fanno parte delle tribù ancestrali che tuttora esistono nel mondo, nessuno di loro fa colazione e hanno tutti gli addominati fuori. Quindi è una cosa ridicola, ridicola. Con la Warrior Diet eh, è possibile anche dimagrire, perdere peso per chi volesse perdere peso? Assolutamente sì. La paleo già di per sé fa perdere peso, la Palo Warrior è ancora più efficiente su questo punto. Ma aumenta anche come posso dire, i livelli di energia, i livelli di ormoni, i livelli di efficienza. Una delle cose più straordinarie della Palo Warrior Diet... Che tu, non avendo delle pause dovute al, ai pasti, sei molto più efficiente nel lavoro, sei più adrenalinico. Non, non perdi ritmo. Ti dico di più: io sono assolutamente convinto sull'efficacia della paleo horror diet perché esistono delle persone più istintive degli altri che la paleo horror diet la fanno da sempre e non l'hanno mai letto il libro. Certo, ma non soltanto ovvio, no? la sera. Quante persone avrei conosciuto che dicono ma io a colazione non mi va? È vero, io la mattina non ho fame. Perché? Perché la mattina nessuno ha fame a livello istintivo, ok? Certo. E mi ha detto io mangio la sera perché la sera poi sto a casa e mi provo da mangiare, ma è quello che si faceva tanti anni fa. <ride> cioè, la parola warrior è semplicemente riscoprire l'istinto che una massificazione, un'informazione malata, drogata e anche per certi versi corrotta, pilotata, pilotata ci cioè ha convinto che bisogna fare colazione, il pranzo: 5-6 spuntini al giorno. Più mangi, e meglio stai. E loro vendono roba che tu mangi: questa è la verità. Quindi, anche per quanto riguarda la performance sportiva, chi sceglie l'alimentazione warrior ha comunque ottimi e risultati. Alessandra, ehm, ti ricorderai quando siamo andati? Al, al corso, a un corso del Palo Tour credo a Bari mi ricordo c'è un, stata una testimonianza di un gruppo di maratoneti sì. che, seguia, che segue il mio lavoro le mie dirette, i miei libri ha detto Claudio siamo andati a fare la maratona di Bari senza fare colazione mangiando prima, la sera prima tantissimo eravamo in 20 abbiamo fatto 20 record personali tutti gli altri stavano lì a mangiare fetti biscottati, quello e quell'altro cioè dovete cambiare mentalità, tutto quello o quasi che ci è stato insegnato a livello elementare è assolutamente errato, ma non perché lo dico io, ma perché i fatti dicono che sono eh, studi, supposizioni, opinioni drogate molte volte da eh, eh, commissioni con l'industria alimentare. Ci fermiamo un attimo, ci vediamo tra pochi istanti, grazie. Geo Paleo Store, il primo negozio in Italia sulla dieta paleolitica, dove non c'è alcun bisogno di contare le calorie. Nel nostro paleonegozio potrai trovare più di 300 prodotti senza glutine, cereali, lattosi o legumi. Ben trovati Salve. E Claudio, la Warrior Diet può essere fatta da tutti, cioè anche per chi, per esempio, ha delle patologie. Abbiamo detto che chi soffre di diabete può già con la paleo avere ottimi risultati. Per quanto riguarda la Warrior Diet, è più indicata, e questo lo dico da profana, tu sei l'esperto, il pioniere della Paleo Diet in Italia. Quindi ci sono persone che sono più predisposte per questo tipo di alimentazione, parlo di giovani o bambini rispetto agli anziani, cioè? Come, come Guarda, il... Alessandra, hai fatto la domanda giusta ehm, parlando del diabete, perché ci sono stati dei studi che hanno dimostrato che se tu prendi un gruppo di diabetici, mh, gli misura la glicemia e gli fa fare colazione, e poi prendi lo stesso gruppo di diabetici e non gli fai fare colazione, bene, livello di glicemia medio durante la giornata cala, quindi la colazione aumenta la glicemia, che ricordiamolo, è deleterio nel diabetico, è deleterio ovviamente anche nella persona normale, però nel diabetico è deleterio perché il glucosio si può accumulare nelle periferie, piedi, mani, occhi e dare un sacco di problemi, addirittura amputazione delle mani e cecità. Bene, non fare colazione, quindi fare anche la paleoporio alla fine, eh, migliora i parametri eh, glicemici di diabetici di, sia di tipo 1 che di tipo 2. Ovviamente, cosa succede? Tu, mediamente, eh, purtroppo magari hai il diabete e ti dicono che devi fare colazione con le fette biscottate, con la marmellata e eh, magari eh, lo succo d'arancia e tutto il resto, i dolci, Ovviamente la glicemia si alza sempre di più, e tu puoi rischiare sempre più problematiche post-diabete, cosa che con la palovorio non ci sono. Quindi, eh, oltre alle persone che hanno patologie, di, di, guarda, dico di più, soprattutto il diabetico dovrebbe fare la palovorio, cioè è per il diabetico, proprio la sua dieta di elezione. Che poi già di per sé gli anziani mh, sono più predisposti a mangiare di meno, no? Sì. Quindi è. Sarebbe per loro anche quasi una, una cosa normale arrivare a mangiare magari un pasto un pochino più abbondante eh, la sera. Ci dobbiamo anche un po' sforzare, no, Claudio, di cambiare abitudini alimentari perché... Giustamente come dici tu Noi siamo abituati da sempre A fare colazione, spuntino Pranzo, spuntino e cena esatto. Quindi rivoluzionare un po' Tutte no le nostre credenze Con questo tu ci stai dando Sicuramente una mano Sì Alessandra io ribadisco Dovete utilizzare un sistema controintuitivo Tutto quello che vi dicono sull'alimentazione Dovete fare esattamente il contrario È facile, <ride> assolutamente facile Per esempio rispetto a quello che tu dici eh, una delle cose più difficili è quando ti dicono: ma io non riesco a saltare la colazione la mattina ho fame, ok? Ma se tu fai la valo Warrior e li fai mangiare verdure cotte, verdure crude, eh, pesce, carne, eh, patate americane, castagne, tu la mattina la ma non c'hai più fame. Cioè fai ritornare il, il metabolismo ancestrale delle persone e la colazione sparisce. Non perché io dico di farla sparire. Ma perché il corpo non la richiede più perché non l'ha mai fatta. No, ma poi tra l'altro ci sono anche tante testimonianze, no? Di tuoi eh, atleti o comunque persone che già fanno questo tipo di alimentazione e che trovano eh, numerosi eh, vantaggi, benefici. Tra l'altro, poi ti, ti, ti scrivono, sì. no? Quando tu fai le dirette o quando parli allora, di Molti argomenti. mi danno testimonianza che stanno ovviamente molto meglio. Gli altri continuano sempre a dire, eh, però io lavoro da 12 ore al giorno, faccio il camionista, lavoro in miniera, faccio l'operaio, e allora, poi tra l'altro accusano come se io ti costringo a non fare colazione, io ho detto il mio è un consiglio, e ti dicono, ah, allora tu ci vuoi far morire di fame durante il giorno, no, è il contrario, io voglio farti essere più efficiente. Durante il giorno mangiare bene, farti stare in salute controllare la glicemia, è esattamente il contrario. Quindi a queste persone magari consigliamo almeno di provarci, perché se uno non ci prova, non sapremo mai se la cosa fun gli funziona o no. Poi Alessandra, liberi... io credo che proprio quello che tu stai dicendo è il problema principale. Cioè eh, se, se per esempio ci seguono so, mille persone eh, su questa trasmissione sono sicuro che soltanto il 10% farà quello che stiamo dicendo in queste puntate, perché? Ma non perché siano stupide o, o le arti sono intelligenti, ma perché la mentalità che ci hanno insegnato è questa, la colazione, il pranzo, cena leggera, eh, bisogna mangiare poco ma di tutto, eh, eh, mangiare vario, equilibrato. Eh, bisogna mangiare i cereali perché danno energia, integrali perché sono, rilasciano una glicemia più lenta nel sangue, la frutta dopo i pasti non va bene, non si beve durante i pasti, la carne fa bene il tumore. Una serie di minchiate, scusa la parola, inaudite, smentite in ogni luogo, in ogni senso, in ogni studio, ma è difficile che cambi. Eh, questa cosiddetta zona di comfort nelle persone. Loro sono abituati a fare così e continueranno anche quelli che ci stanno ascoltando a fare così, per, finché magari hanno qualche disturbo. Allora lì magari viene il dubbio. C'è qualcosa da approfondire per quanto riguarda la Warrior? Diet? Beh, allora anche qui eh, c'è un problema, il libro sulla Warrior Diet era disponibile in italiano ma l'editore è fallito. Eh, per chi legge l'inglese c'è il libro appunto di eh, Ori of Mager che è appunto The Warrior Diet eh, perché legge sempre in inglese lui ha un sito molto attivo che è appunto The Warrior Diet e potete leggere gli aggiornamenti là ripeto la, la sua proposta di dieta è un po' come la dieta metabolica è giusta eh, dal punto di vista chiamiamolo filologico dal, dal punto di vista dei principi ma non è paleo hm? quindi trasformate quello che dice lui tutto in paleo, quindi eliminando i cereali, i latticini e legumi e avrete una giornata efficiente una giornata senza qualcosa che spezza il ritmo tra l'altro risparmiate certo. <ride> non c'è nella colazione né spuntini nel pranzo e fate questo super pasto serale che stimolerà in modo diverso gli ormoni vi rilasserà per la sera e vi aumenterà l'efficienza totale nella giornata sia in campo lavorativo, sia in campo sportivo, ricordo che se in campo sportivo eh, tutti i miei atleti si allenano a digiuno, tutti perché? Perché rendi il corpo più efficiente ehm, e soprattutto quando ti alleni a digiuno il corpo, per reazione, aumenta l'adrenalina. Aumenta l'adrenalina, quindi, si pe perché a livello ancestrale, se tu non mangi il corpo ti rende un po' nervoso, aumenta l'adrenalina, come per dire, va a caccia. Che devi, certo. che devi mangiare, ma a caccia vuol dire che devi acuire i sensi di essere veloce, di essere bravo e se sei a digiuno sei bravo perché vieni stimolato a essere bravo per vedere più la preda, eh, corrergli appresso, colpirla. Ma siccome adesso non andiamo più a caccia, qual è il vantaggio di avere i sensi così più, eh, più in forma? Diciamo? Perché ti devi allenare. Quindi correrà più veloce, alzerà i più pesi e correrà più veloce. Quindi va bene sia per gli sport di forza che di resistenza? Assolutamente sì, assolutamente, perché gli sport di resistenza un po' mimano la caccia e la, il raggiungimento dell'animale, invece la, per esempio i pesi simulano la, la parte finale della caccia in cui c'è la lotta con l'animale oppure... Eh, l'animale che corre verso di te è eh, lì, oh, eh, oppure te che corri verso l'animale, ma sempre breve, intenso e frequento, come il, il mio allenamento bio funziona, insomma, insegna. Ecco. Posso immaginare quante critiche eh, saranno, cioè, sono sollevate da, da questa cosa su di te. Insomma. Sono talmente abituato, ma eh, si esatto, immaginare, <ride> Ormai perché mi tu addosso, sconvolgi praticamente tutto quello che hanno sempre saputo e sempre insegnato, quindi eh, da parte tua è un'impresa coraggiosa, ma sì, guarda, io vedo, anche rivoluzionaria diciamo. Io vedo su Facebook, su Youtube, sulle riviste, è, la, è la fe il festival dell'ovvio, no? Eh, bisogna mangiare un po' di carboidrati un po' di proteine. La carne rossa fa male, eh, il latte fa bene, fa male, dipende. Eh, non c'è mai qualcuno che si schiera sull'alimentazione. Sempre questa posizione un po' democristiana, no? cioè non, siamo, vanno bene questo, ma va bene anche l'altro, sì, Ma po non è vero, un po' così. Ma non è vero, cioè ci sono delle cose che funzionano e quelle ti dico, quelle altre non funzionano non te le dico. Anche perché ricordiamolo eh, che Claudio Tozzi viene dallo sport, quindi lui è un preparatore e siccome è un preparatore, lui deve fare quello che funziona per l'atleta. Esatto, a me non, la filosofia mi interessa poco Alessandro. Sono i risultati che <ride> contano. Cioè, a me, eh, sono anche un divulgatore ormai da tanti anni, ma quello che conta per me è aumentare l'efficienza sportiva dei miei atleti e non si fa con la filosofia. E, e le frasi ad effetto si fanno con i fatti. I fatti sono che a digiuno sono effi più efficienti. I fatti sono che con la paleo sono più forti, più veloci. È tutto un altro mondo. Quindi, sia per quanto riguarda lo sport che per quanto riguarda la salute. Assolutamente. Ricordiamo che tu sei in giro per l'Italia con tempo. il tuo Geo Palio Diet Tour. Sì. Toccherai tantissime città. Troverete tutte le date su www.geopalodiet.com sì. e poi c'è questa ehm, certificazione, sì. questa tua grande. Ehm, certificazione GeoPalo Diet per avere più conoscenza, più eh, informazione, quindi tutto il tuo lavoro di 30 anni eh, per chi vuole partecipare a questa grande. Sì, ogni anno io faccio il corso ufficiale Certificazione Paleo eh, in cui eh, ci sarà lo stato dell'arte delle diete evoluzionistiche, tutte le cose costruite in 30 anni, tutte le nuove ricerche sulla dieta Paleo e Affini. Concentrati in tre giorni intensivi qua a Roma. E quindi vi invito a tutti per professionisti. Sì, va bene. Grazie, anche oggi finisce questa puntata. Ci vediamo presto, alla prossima! Salve a tutti! Geo Paleo Store, il primo negozio in Italia sulla dieta paleolitica, dove non c'è alcun bisogno di contare le calorie. Nel nostro paleonegozio potrai trovare più di 300 prodotti senza glutine, cereali, lattosi o legumi.